Benvenuti in un nuovo video. Sì, allora questo possiamo iniziarlo a togliere. Allora, oggi proveremo insieme questa qui, oh. Allora, la chiama pizza, base per pizza senza glutine, cotta su pietra, della Panito, senza glutine. Eccola qui, ma io già ve l'ho fatta vedere. Allora, si presenta con, vedete, questa è l'altra. Sono due basi per la pizza. Allora, possiamo iniziarlo a togliere. Gusto non lo so perché sta qui. Allora, non si presenta come tipo una pizzarima. Sì, io vi dico pizzarima perché comunque è quella che comunque io ho provato. Vabbè, ho provato Protis, ma quella oltre ad essere proteica, i grassi proprio a go-go e sinceramente con il sapore no. Tra tutte quelle che ho provato io preferisco pizzarima. Preferisco proprio, allora vi faccio una differenza di macronutrienti proprio per specificare anche una cosa. Io non so perché sto a maniche lunghe, ma perché stamattina avevo freddo, ma ok. Allora, praticamente questa qui è senza glutine, quindi io una volta che l'ho provata e i valori non mi ispirano, perché poi vi dico anche perché io, non la riacquisto più, semplicemente solo per questo. Poi vedremo anche il sapore. Perché preferisco a prendere una pizzarima, ma perché io non sono intollerante al glutine, quindi per me... Va benissimo e poi i valori sono fantastici. Questa qui la vedete anche molto più piccola, molto più sottile e pesa un altro po', si può dire, un pochino anche di più rispetto alla pizzarima, perché in totale questa qui pesa sulle 165-170 grammi. Allora, sul sito di Your Supplement, infatti li ho presa lì, avete come sempre il mio codice sconto, costa all'incirca 6 euro, ma perché ragazzi ne sono due all'interno. Allora, vi dico questa base per pizza. Allora, ha 508 calorie. E raga, per una cosa del genere è troppo. Cioè, è proprio troppo. Cioè, raga, è una cosa piccolina avere 508 calorie, ma non vi mangiate solo quella. Cioè, un po' di condimento sopra, glielo dovete mettere. Poi ha 81 grammi di carboidrati, 18 grammi di grassi, che per me, raga, per una cosa del genere... È troppo, e 2,5 grammi di proteine. Le proteine, vabbè, ci sta perché non è un alimento proteico, quindi ok. Perciò io sinceramente non ho problemi di glutine, non sono intollerante, quindi per mia scelta proprio vado, anche se questa tipo è buona, vado a prendermi la pizzarima, perché sinceramente troppo. Quindi proprio di valori è fantastico e poi anche il sapore mi piace troppo. Poi comunque metteteci anche una mozzarella light come io, un po' di affettato di petto di pollo, un po' di mais. Cioè raga, questo pranzo è venuto quasi 800 calorie. Per intenderci, cioè non so se ho reso l'idea. Allora voglio provare insieme a voi, l'ho presa sempre su All Supplement, sapete che quando escono io le devo prendere. Perché raga, proprio con questi video Mac, ovviamente risponderò anche alle vostre domande dopo. Ho voluto prendere questa qui della No, Cono Carbs Company, vabbè, limone. Limone del Sol, caffeina, sugar, questa qua. L'ho messa anche un po' in frigo. Sì, la devo aprire però così perché... Oddio, è uscito un odorino. Raga, un'altra volta la ho, ma non è possibile! Non è possibile! Allora, raga, abbiamo aperto con mia sorella due lattine di Coca-Cola e mi è uscita la O. Ma un'altra volta la ho. No, non è possibile sta cosa. Assaggiamo. Oh mio Dio, ma è buonissima. Allora, io voglio andarla ad assaggiare. Ovviamente, poi, raga, non l'ho fatta cuocere molto, tipo 10 minuti, ma per il semplice motivo perché avevo paura che, ragazzi, faceva un'ostia. Però speriamo che almeno sia buona. Il profumo mi piaceva, devo dire la verità. Però è buona.
so di cosa sa. Allora, raga, è completamente diversa dalla pizza prima. Sapore proprio, morbidezza. Questa è un'ostia proprio. Più gommosa questa. Però non è male. Però sinceramente al momento di questa linea io ho provato anche i panini che ve lo lascio giù nell'info box perché vi ho fatto un video mukbang e io preferisco i panini, sono troppo buoni. Comunque, raga, questa bevanda è la fine del mondo, mi piace tantissimo. Buono. Allora, Maria Grazia, un bacione. Come va con la preparazione alla maturità? In bocca al lupo, baci bella, siamo sulla stessa barca. Va bene. Allora, ragazzi, sinceramente, a 15 giorni dalla maturità, vi dico che quest'anno veramente si sono scimuniti. Veramente, questo già ve l'ho detto pure. Cioè, raga, si terrà, si riuniranno per decidere alla fine perché deve passare al Senato se non sbaglio. Sì, se non sbaglio sì, per essere approvata tutta sta cosa. Comunque noi lo sapremo. Il 7 si riuniscono il 7 giugno con molta comodità e noi penso che lo sapremo la settimana prossima effettivamente sì, perché il decreto alla fine ancora non è stato approvato. Cioè si dovrà approvare domenica, dovrà essere approvato domenica, sì. Quindi, raga, cioè, noi lo sapremo lunedì, ovviamente tutti con noi, cioè tutti noi che dobbiamo fare la maturità già ci siamo preparati perché è da pazzi aspettare il decreto e poi prepararsi, ma questo penso che nessuno l'abbia fatto, cioè nessuno ha fatto questa pensata perché è proprio da pazzi. Niente, quindi dobbiamo aspettare ancora. Quindi raga, io non so più che pensare, ormai io sono pronta, ho studiato. Quindi, boh, siamo così. Sta ancora tutto un punto interrogativo. Ho sentito che sabato 6 si farà tipo lo sciopero. Faranno tipo lo sciopero, tipo Roma-Milano, se non sbaglio. Non so se sarà anche qui a Napoli, anche altre zone, non lo so. Ma ci sarà lo sciopero. Vabbè. Per me fanno benissimo, veramente. Ho sentito una professoressa che, mamma mia, è bravissima, però non ricordo il nome. Io l'ho conosciuta perché ha fatto un video su Instagram. Ovviamente, seguendo la pagina No Maturità, hanno fatto pure varie dirette con lei. E raga, io sono completamente d'accordo con lei. Cioè, ci sono persone che stanno aspettando ancora il tampone, stanno ancora in quarantena. Tipo hanno qualche sintomo, non stanno aspettando i tamponi e niente. Quindi, cioè, raga, è una situazione abbastanza complicata. Cioè, non è che siamo noi sfaticati, cioè, perché questa cosa pure è passata che non vogliamo fare l'esame di maturità. Io parlo per me, cioè, per me può pure venire mo la commissione e mi interroga così. A me non mi interessa perché ormai ho studiato e sono consapevole di quello che so e sono anche consapevole di quello che ho fatto in tutti i 5 anni in quella scuola. Quindi ci sta anche questo. Perciò, raga, cioè io penso che questa cosa non si può sostenere. Cioè io, boh, non lo so veramente come la metteranno. Ma poi stanno riscontrando anche problemi, grandi problemi per quanto riguarda tipo i presidenti non ci sono. Quindi, cioè, ma io penso, spero che si fanno un po' due domande. Mai. Caterina, un bacione. Ti pesi spesso? No, non mi peso spesso. Mi sono pesata quando? Ieri il mio peso sta sempre là, cioè, quindi sto facendo un buon mantenimento. Non è né calato né aumentato, è sempre rimasto così, oh. È giusto una variazione di un chiletto, ma non ci faccio queste cose. Io, raga, preferisco proprio
guardarmi allo specchio. Quella è la realtà. Poi, Tony, un bacio. Giulia, la mia domanda è come hai interpreso la storia del fitness? Allora, raga, non lo ridico per il semplice fatto che già ne ho parlato nello scorso mukbang, quindi voglio evitare. Però se sei interessato nel vecchio mukbang che ti lascio qui sotto, quello lì delle farine BPR, io lì già ho spiegato tutto. Poi, Sofia, un bacione. Come passerai l'estate? Finito l'esame? Hai in mente qualcosa? Maro, raga, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sembra una pazza, non vedo l'ora comunque. Perché, a parte che ieri sono stata a fare la guida, e cioè, raga, io sono rimasta molto soddisfatta. La guida di, sì, vabbè, si capisce, una scuola guida. Cioè, raga, io sono rimasta molto, molto soddisfatta. Perché, cioè, raga, comunque dopo 2 mesi di fermo proprio, che non ho guidato più, oh. Raga, è andata una bomba. Quindi di prendere la patente, di andarmene in giro, voglio andarmene al mare, anche solo una giornata così, solo oppure solo per vederlo. Non mi voglio fare manco il bagno, solo proprio per vederlo. Ma so che secondo me, raga, domani è 3 giugno e ci sarà, non so se hanno approvato, penso di sì, lo spostamento tra regioni, quindi mamma mia, immagino che caos che ci sarà. Quindi così io un po' ovviamente anche di portarvi pure 7 video a settimana su YouTube, ovviamente non solo video assaggi, ma che ha proprio spopolato nel mese di maggio, però sono troppo soddisfatta perché grazie a me riuscite a fare acquisti mirati, ma proprio tutti gli altri video che voglio fare una volta che ho preso la patente, infatti mi sto proprio mettendo così perché il mio pensiero è proprio quello. Quindi vi voglio portare dei bellissimi video, tanti progetti, ma non solo proprio dove andrò in villeggiatura, perché c'è una domanda che già rispondo, non ci andrò quest'anno, poi vi spiegherò quando proprio troverò la domanda, ma raga, penso anche che sia proprio palese. Però tanti progettini da fare e io non vedo l'ora veramente di continuare a studiare come no, per la scuola con le cose mie che stavo facendo, perché le ho abbandonate, perché raga, tra studio là, no, io una cosa devo fare. Poi, Anita, un bacione. Andrai a Rimini Wellness quest'anno o magari in futuro? Allora, l'anno prossimo, se stiamo bene, se tutto va bene, perché raga, ormai si sa, ogni anno bisogna fare così, ogni giorno, anzi, no, ogni anno. Quest'anno no, perché raga, io penso che siamo da folli, da pazzi. A me ha risposto il no, ma l'anno prossimo sì. Allora, Manu, un bacione. Quali sono i tuoi obiettivi dal punto di vista sportivo? Allora, raga, mi piacerebbe tantissimo. Allora, mi piacerebbe tantissimo, raga, fare una gara di powerlifting. Mi piacerebbe tanto, 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 tanto. Quindi, sì. Ovviamente, cioè, raga, ci sta una preparazione, però. Andare proprio nella domanda, proprio nello specifico, rispondere proprio dare proprio Una risposta specifica, questo. Una bella gara. Allora, tesoro, il nutrizionista mi ha trovato la ritenzione idrica. Come posso combatterla? Un bacione. Allora, se il tuo nutrizionista ha notato questo eccesso, io penso che stesso lui ti abbia detto comunque qualcosa, quello che fare, perché non penso che una persona ti dice e poi ti arrangiati tu, specialmente se vai a pagare quella persona. O no, o mi sto sbagliando io. Comunque, io il mio consiglio ti do allenamento, alimentazione, ma specialmente idratazione. Raga, quella sta alla base. Giulia. Sbaglio ultimamente, stai mangiando meno? Allora, raga. Questa domanda mi è stata chiesta proprio, ma anche non solo così, anche proprio in direct. Allora, raga, non è che sto mangiando di meno, a parte che sto. Sì, raga, mi sarò sporcata.
Sto sulle 1.800-2.000 calorie. Però raga, di solito 1.800, però raga ci stanno giornate in cui tipo venerdì scorso, sì, venerdì scorso, oggi che giorno è? Martedì. Venerdì scorso sono stata a 1.200 calorie la giornata. Quindi, per dirvi, anche, no, anche lunedì, anche ieri sono stata proprio bassa. Ma raga, ma senza volerlo, cioè, allora, dico io, capita una giornata, due giornate, non succede niente, ma quello è quando se lo fate sempre vi dovete comunque iniziare un po' a preoccupare perché 1.100 calorie è pochissimo, però raga, io sinceramente non mi faccio tanti problemi perché tipo che faccio? So che il sabato, ma va bene, non stiamo più facendo le pizze, ma sabato vi faccio un Wettitine Day perché mamma oggi ha detto che andava a prendere la zucca dalla nonna, perché la nonna, vabbè, c'ha l'orto, quindi c'ha ancora delle zucche, quindi anche per smaltirle, ma raga, mia mamma fa una focaccia alla zucca. Che mamma mia, raga, vi devo fare la ricetta perché è troppo buona. Infatti, sabato ho appunto di fare un Wettitine Day e vi faccio vedere anche il procedimento e tutto. E a parte che non sto mangiando neanche tanto più, cioè, non lo so, a me quando arriva questo periodo, a parte che non sto anche un po', tra virgolette, stressata per le varie cose da fare, ma specialmente proprio per lo studio, poi altre cose che oltre allo studio ci si mettono e io mi innervosisco. Perché sono una persona che si mette sempre a disposizione, però non voglio che la mia disposizione si sfocia comunque proprio in un abuso, perché no, anche io sono un essere umano e ho tantissime cose da fare. E quindi, raga, è proprio un periodo per me di stress e quindi io tendo a. Ci sono persone che tendono tipo, a volte con lo stress si tende tipo a mangiare di più del dovuto. A me capita la cosa inversa. Poi si mette anche l'estate, a parte che adesso da me non sta facendo tantissimo caldo, però mi capita proprio a metà giugno. Io proprio è come se non lo so, non mi viene fame, infatti mi capita proprio spesso in questo periodo anche, vi parlo proprio così, anche un rallentamento comunque anche del ciclo mestruale, mi capita, cioè nel senso mi vengono i ritardi, ma mi fa sempre, è proprio una cosa mia, che quando arriva maggio, proprio il mese di maggio, dico, ecco, il ritardo è dovuto a questo, non so raga, ma mi fa proprio sta cosa, non lo so se il mio corpo riconosce il cambiamento delle stagioni, non lo so. Però, raga, mi succede questa cosa che penso sia una cosa abbastanza normale. E mi fa anche con il cibo che a me non mi viene tanta fame. E, raga, sinceramente non mi forzo perché è inutile. Poi in inverno mi si apre proprio una voragine che dici, mamma mia. È così. Ma ve ne siete resi conto anche, secondo me, in qualche video challenge che ho fatto, pure l'ultima. Cioè, raga, io un cucchiaino e già stavo sazia. Quindi, e niente. Allora, Morena. Un bacione. Hai mai pensato di vivere in un'altra parte d'Italia o del mondo? Allora, sinceramente no. Però, ragazzi, se il lavoro un giorno mi porta che per lavoro mi devo trasferire in un'altra parte, amen. Però per il momento no, sto bene qui nella mia zona, sto bene qui dove sto. Ci tengo a dire una cosa, ma non perché mi sto giustificando, perché voi siete le prime che mi dite non ti devi giustificare, noi siamo così per come sei. Allora, a me capita, ma è proprio raga, è un mio modo, ma non solo mio, è proprio un nostro modo di parlare in famiglia, ma proprio così anche un po' in generale, secondo me è proprio il napoletano che è così, oh. Noi invece io non dico, io è vero, io non dico qui, perché io se devo dire qui, oh, è come se urlassi e non lo so, quella cosa ferma, decisa, non lo so. Solo quando urlo lo faccio qui, però mi viene da fare qui. È una cosa pure, è un modo di parlare anche più dolce, non lo so, raga, voi forse, non tutte, però quel 2-3% che scassano le palle ogni volta. Ma raga, è proprio un modo di parlare, cioè è come se uno ha una cadenza, cioè raga, è proprio un modo mio di parlare, infatti proprio un ragazzo me l'ha spiegato e raga, non si può correggere sta cosa, perché è come se io faccio un prolungamento dolce, però raga, io che parlo pure, cioè se parlo tipo con una persona che non è dalle mie parti, se ne rende subito conto e se ne accorge, invece se parlo tipo con, che ne so, con mia sorella, con mia mamma, con mia nonna, con mia cugina, con la mia amica, nessuno se ne accorge perché parliamo tutti quanti uguale, quindi per noi questa cosa è normale, tipo io non vado a dire Kinder Pinguì, perché viene proprio da accelerare e fermarmi sulla I, io ti dico quindi Kinder Pinguì,
E quindi mi soffermo, quindi ci tenevo a dire questa cosa proprio per tutte le persone che continuano a scrivere. Raga, è bello sapere pure un'altra persona come parla, le diverse cose, altrimenti qua siamo tutti quanti uguali, che palle. Andiamo avanti. Allora, sempre Morena, un bacione te l'ho dato. Genere di musica preferito. Allora, io non faccio differenze. Mi piace tantissimo la musica neomelodica, anche neomelodica trap o rap, non so come cavolo si chiama. Queste musiche qua, pure musica italiana, cioè sinceramente la prima musica che ascolto, pure un'italiana che mi piace estiva, prendo, mi piace, me l'ascolto. Io sono un po' così. Morena, c'è qualcosa che proprio ti terrorizza? Tipo insetti, ragni? Madò, io mi terrorizza tantissimo i serpenti, ma raga, ok che è pesato il negatore serpente, almeno da me, però raga, se vedo una lucertola, mamma mia, no, non ce la faccio proprio, le lucertole mi fanno proprio, no raga, no, non ce la faccio proprio, non, infatti appena vedo una lucertola, ma pure raga, mi capita un giorno, io ho la Wii in cucina, che adesso proprio in quarantena la volevo usare, ma vabbè, non avevamo le pile, un casino, ovviamente ogni volta che vuoi fare una cosa non c'è mai. Comunque, raga, mi capitò in estate, tipo dell'anno scorso, spostai il mobile per attivare la Wii, una lucertola piccolina, ma no, raga, me ne andai fin quando mamma non tornò, perché no, raga, io non ce la faccio proprio, mi sento male. Oppure se vedo tipo una lucertola sulle scale, raga, capito quando i miei stavano al mare, stavano una lucertola proprio fuori la porta mia. Misi per non farle entrare, tutte le asciugavo lettera, feci proprio una barriera. Mamma mia, raga, io ho troppa paura. Mia sorella, ma tu sei pazza, ma che ti fa? No, no. Solo il pensiero che sta fuori la porta mi sento male. Infatti, spesso non vado in giardino proprio perché ho il terrore delle lucertole. Che no, raga, dico, se mi addormento e mi salta addosso, no, sono troppo paranoica su questa cosa. Io a me non mi fa, non mi dà fastidio niente, nessun animale, non mi fanno tipo impressione, ma raga, le lucertole, non c'è. Poi saltano, fanno, no, non ce la faccio. Non ce la faccio. Esiste un tipo di condimento di pasta o pizza che non ti piace proprio? Allora, tipo pasta, no. Però pizza tipo tonno e cipolla, no. La marinara, non mi piace. Sabrina, non è domanda, ma mi stai super simpatica, sei davvero fantastica. Mi saluti, un bacione, mi fa piacere. Allora, Russo, no, vabbè, checca. Per cognome, è la tua famiglia che non vuole apparire nei video o tu che non vuoi mostrarla? Sinceramente, raga, non mi è mai venuto di mostrare la mia famiglia, ma io pure tipo quando sto con loro non tipo mi filmo che mi faccio vedere perché ho troppa vergogna. Tipo se stanno loro e devo filmare What It Today sulla tavola che stanno pure loro, ok. Ma se tipo io devo prendere la videocamera mentre stanno loro e devo parlare, no. Infatti quando stanno tipo loro me ne vado sempre in un posto più nascosto perché non lo so, raga, mi vergogno troppo. Tipo mamma, ma ve l'ho fatta vedere. Le mani, ne vuoi te ne dei, cioè non ne vuoi te ne dei nella ricetta della pizza, però non mi viene proprio da puntargli una telecamera perché so che si mette vergogna, quindi evito. Poi un'altra domanda, un bacione. Cosa farai dopo gli esami? Io spero di trovare un lavoro. Allora, raga, scusatemi se non sono riuscita a rispondere a tutte le domande, ma se pure oggi pomeriggio vi faccio un altro MacBag che merenda, volevo provare delle cosucce e vi rispondo alle altre domande. E così facciamo anche un altro video assaggio che a voi vi piace molto. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi ci sarà una seconda parte, ma con un'altra cosa che usciranno pure, secondo me farò mercoledì, venerdì o mercoledì, giovedì, vediamo un po', così da rispondere anche a tutte le altre domande perché sono tantissime. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!